Il software C737 consente di calcolare i volumi di laminazione e di sistemi ad infiltrazione per il rispetto dell'invarianza idraulica e idrologica. Gli algoritmi implementati dal programma possono essere utilizzati in tutte le regioni d'Italia, ove ammessi da normativa specifica, ovvero ove il professionista ne ritenga la validità e l'ammissibilità. I metodi di calcolo implementati dal programma sono il metodo dei requisiti minimi, il metodo delle sole piogge, metodo diretto italiano, metodo della corrivazione e il metodo analitico di dettaglio. Il software è conforme al regolamento numero 8 del 19 aprile 2019, Regione Lombardia, e alla direttiva inerente le verifiche idrauliche definite dal piano stralcio per il rischio idrogeologico della Regione Emilia-Romagna per i casi da lieve a significativa impermeabilizzazione potenziale. La struttura del software è in grado di guidare il professionista in tutte le fasi legate al calcolo dell'invarianza. Questa impostazione è frutto del know-how e dell'esperienza maturata da Edilclima in oltre 40 anni di attività. Vediamo insieme come funziona il programma. All'interno della sezione dati generali è possibile inserire tutte le caratteristiche identificative dell'edificio, acquisire dal proprio archivio dei professionisti la figura del tecnico che andrà a redigere documenti tecnici di calcolo e definire la località in cui verrà effettuato il calcolo dell'invarianza idraulica e idrologica. La maschera dati edificio è dedicata alla definizione delle aree permeabili, semi-impermeabili e impermeabili presenti nel sito oggetto di calcolo. Una volta identificate, il software calcolerà automaticamente il coefficiente di afflusso medio ponderale. In base ai dati caratteristici del comune in cui ricade il progetto, EC737 valuterà automaticamente la tipologia di calcolo da adottare in base al prospetto del regolamento regionale di Lombardia ed Emilia-Romagna. La personalizzazione della tipologia di calcolo da adottare sarà sempre possibile ed a cura del professionista. Comode indicazioni presenti nel programma aiutano il professionista a interpretare al meglio i requisiti normativi. L'approccio di calcolo secondo i requisiti minimi consiste nella verifica che il volume di laminazione di progetto sia superiore al valore imposto dal regolamento regionale. Il metodo delle sole piogge si basa sul confronto tra il volume d'acqua entrato ed uscito dall'opera di laminazione, ipotizzando che sia trascurabile l'effetto della trasformazione a flussi-deflussi. Esso permette di calcolare i volumi di invaso a partire dai coefficienti d'afflusso, ante e post intervento, nota la portata scaricata, considerata costante, e note le caratteristiche pluviometriche dell'area. Per la definizione delle linee segnalatrici di pioggia, il programma consente di adottare due approcci, quello del metodo GEV, indicato da Regione Lombardia, e quello del metodo della curva a due parametri. Nel caso di comuni ubicati in Regione Lombardia, i parametri delle linee segnalatrici di pioggia vengono compilati automaticamente da EC737, sulla base dei dati estratti dal portale idrologico geografico di ARPA Lombardia. Quest'ultimo approccio di calcolo si conclude con la valutazione del volume minimo di laminazione, come precedentemente visto anche per il calcolo relativo ai requisiti minimi, la verifica dell'altezza idrica massima nell'invaso, del tempo massimo di svuotamento e della portata massima scaricata. Il metodo diretto italiano è un caso particolare derivato dal metodo italiano dell'invaso lineare, il cui utilizzo viene richiamato esplicitamente nella normativa di Regione Emilia-Romagna. Esso permette di calcolare direttamente i volumi di invaso a partire dai coefficienti d'afflusso e dai valori dei volumi dei piccoli invasi superficiali ante e post intervento. Diversamente dal metodo delle sole piogge, non richiede di conoscere tutti i parametri delle linee segnalatrici di pioggia, ma solo il coefficiente di scala. Come per il metodo delle sole piogge, questo approccio di calcolo si conclude con la valutazione del volume minimo di laminazione, la verifica dell'altezza idrica massima nell'invaso, del tempo massimo di svuotamento e della portata massima scaricata. Il metodo della corrivazione si basa su un modello di trasformazione a flussi-deflussi del tipo cinematico, ipotizzando prevalenti all'interno del bacino di scolo i fenomeni di traslazione dell'acqua rispetto a quelli di accumulo.
Esso permette di calcolare i volumi di invaso a partire dai coefficienti d'afflusso, ante e post intervento, nota la portata scaricata, considerata costante, il tempo di corrivazione del bacino e nota le caratteristiche pluviometriche dell'area. Come per i metodi precedenti, questo approccio si conclude con la valutazione del volume minimo di laminazione, la verifica dell'altezza idrica massima nell'invaso, del tempo massimo di svuotamento e della portata massima scaricata. Dopo aver costruito le linee segnalatrici di pioggia, come già avvenuto poc'anzi, EC737 determina automaticamente lo iettogramma di pioggia attraverso tre possibili metodi di depurazione delle piogge: quello percentuale, il modello di Orton ed il metodo del Curve Number del Soil Conservation Service. Quest'ultimo non presente per comuni ubicati in Regione Lombardia. EC737 determina automaticamente, una volta specificati per ogni area i rispettivi tempi di corrivazione e di parametri idrologici, gli idrogrammi e le portate entranti ed uscenti dall'invaso. Al termine della valutazione dettagliata, il software dedica una sezione alla valutazione del volume minimo di laminazione, alla verifica dell'altezza idrica massima nell'invaso, del tempo massimo di svuotamento e della portata massima scaricata. EC737 consente inoltre di valutare varie tipologie di svuotamento dell'invaso. In funzione della tipologia di svuotamento scelta, viene verificato che il tempo di svuotamento del volume di laminazione risulti inferiore al limite previsto dal regolamento e pari a 48 ore. Infine, in un'apposita scheda, riporta per diverse durate di precipitazione i volumi minimi dell'invaso. L'ultimo passo è quello di compilare e stampare gli allegati obbligatori previsti dal regolamento numero 8 della Regione Lombardia e di una comoda e utile relazione tecnica di calcolo in cui vengono riassunti tutti i dati di input inseriti nel programma ed i principali risultati di calcolo. Abbiamo terminato la nostra presentazione del programma. Vi ricordo che sul sito www.edilclima.it è possibile provare la trial della durata di 15 giorni. In abbinamento al programma, Edilclima fornisce un servizio di assistenza qualificato ed efficace, disponibile dal lunedì al venerdì senza alcun canone di abbonamento. Da 40 anni lavoriamo a fianco degli operatori del settore per creare soluzioni professionali ed efficaci, fornendo così un supporto qualificato grazie alla nostra esperienza. Non accontentarti di un software qualunque. Scegli Edilclima!